Campobasso, il Comitato Mobilità in deroga incassa il sostegno di numerosi sindaci. Gli amministratori inviano una nota in prefettura. Il ringraziamento ufficiale in un comunicato. Campobasso. Costituitosi lo scorso maggio per tutelare ben 1744 lavoratori cui sarebbe stato negato il diritto di percepire 13 mensilità della mobilità in deroga 2015-2016 attraverso le nuove istruzioni operative pubblicate sul BURM, il comitato denominato appunto Mobilità in deroga ringrazia le amministrazioni comunali del Molise che sono intervenute a proprio sostegno. In particolare, si legge in un comunicato, i sindaci di Boiano, Salcito, Frosolone, Baranello, Ferrazzano, Campolieto, Matrice, Campo di Pietra, Sant'Angelo Limosano, Limosano, Toro, Larino, Oratino, Busso, San Giuliano di Puglia e Monaciglioni. Il loro interessamento ufficiale con una nota inoltrata alla prefettura recita il comunicato, ci fa sentire meno soli e ci incoraggia a proseguire la lotta nei confronti dell'INPS e della regione Molise che con una scelta improvvisa, ingiusta e arbitraria ci ha negato il diritto a percepire n. 13 mensilità della mobilità in deroga 2015 e 2016. Insieme ai nostri legali continueremo a difendere le nostre ragioni in sede amministrativa e giudiziaria per affermare il diritto ad essere rispettati dalle istituzioni statali e regionali. Non è possibile, si legge ancora, che con una superficialità disarmante e una leggerezza sorprendente la Regione Molise ha cambiato le regole in corso d'opera e ci ha impedito di presentare la domanda di mobilità in deroga nonostante il diritto fissato dalla legge nazionale ad accedere alla prestazione. Ringraziamo nuovamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essere intervenuto in nostra difesa con la sua nota alla Direzione Generale Nazionale dell'INPS del 27 gennaio scorso e ci auguriamo che tra Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso e Direzione Provinciale INPS prestino maggiore attenzione, in futuro, al nostro problema. Noi andremo avanti, conclude il comitato, non ci fermeremo e tutti questi atti non resteranno nei cassetti ma li porteremo a conoscenza di tutte le autorità.